Benvenuti a tutti. Oggi è giovedì, 28 luglio 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Leone. Stelle differenti per lei e per lui. Marte battagliero pressato da Urano trasformista allo zenith, come accade tra gli umani, anche tra le stelle, sesso e genere cambiano il modo di percepire le cose, altro che quella famosa parità invocata dagli umani. Oggi, per esempio, la Luna, simbolo del femminile e regina delle donne, è tutta pappa e ciccia con quei due, mentre il Sole, il maschile, l'uomo per eccellenza, sempre dagli stessi viene ostacolato con un'urticante quadratura. Tanto lavoro, più pesante con buona parte dei colleghi da sostituire, in pratica le signore sognano sotto l'ombrellone, i maschietti sgobbano, in attesa del proprio turno di riposo. E il pensiero nel senso generico del termine, tutto ciò che è legato a un'idea fissa. Quello che segue è imminente, accadrà tra poco. Piccole critiche in agguato, dicerie di poco conto sulla vostra persona. Sarete al centro dell'attenzione delle persone, anche di quella che desiderate amare. È il momento meno adatto per chiedere prestiti o finanziamenti. Se proprio non potete astenervi dal farlo, almeno prendete un po' di tempo per guardare più proposte. Momenti di pace si respirano già da un po', ma oggi li vivrete in pieno e con la massima energia disponibile. Lettere in arrivo. Ti sentirai carico, pieno di energia. Una donna ti sarà di grande aiuto. Un possibile regalo, una vincita al gioco o soldi che attendevi da tempo. Vi sentirete agitati senza un vero perché o motivo, in effetti sono alcuni problemi irrisolti alla base che determinano una certa insoddisfazione. C'è anche un'isola di paura per alcune questioni che vi tengono sulle spine. Affetto e armonia in famiglia. Amore e passione alle stelle. Almeno sulla carta un regalo. Successi grazie alla fiducia che proverai in te stesso. Parlare di meno o al momento opportuno e agire di più dovrebbero essere la guida di questa giornata. Siete impigriti e vi cullate troppo sui risultati già ottenuti. Datevi da fare. Buone notizie e qualche soddisfazione premieranno i vostri sforzi. Si inaugura un ciclo nuovo che, anche se lentamente, vi porterà a sperimentare un nuovo tipo di vita. Cercate di dare qualche soddisfazione in più alla persona che amate. Mettete da parte pregiudizi e dubbi e cercate di fare della vostra giornata un pensiero unico per la persona che condivide oggi con voi il vostro amore. Non rincorrete oggi sogni inutili e che vi allontanano dalla realtà. Siate pratici e realistici anche se vi costa qualche sacrificio importante. Vedrete riprendere quasi magicamente la vita sentimentale. In fondo non vi costa poi molto assecondare qualche capriccio del vostro partner. Almeno per il momento. Forma fisica smagliante ed eccellente lucidità mentale vi permetteranno di conseguire ottimi risultati nel lavoro. Il transito stimola la vostra vitalità, vi fa lavorare sodo e con ottimi risultati. Quadro dei transiti di questo nuovo giorno di fine luglio che mostra aspetti contrastanti per il Leone. Dovendo fare una sintesi, da un lato troviamo Luna, Sole e Giove, in buon aspetto per il vostro segno a corroborare i vostri animi. Dall'altro troviamo Saturno in acquario, a proporvi qualche malumore imprevisto in famiglia e noie passeggere nel clan degli amici. A essere interessati da questo passaggio astrale saranno soprattutto i nati nella terza decade. Le grandi emozioni di agosto sono dietro l'angolo, ricordiamo per dovere di cronaca che dall'11 agosto Venere sarà nel vostro segno zodiacale e ve lo diciamo da questa giornata di giovedì, in modo da farvi concentrare le emozioni al meglio già nel prossimo weekend. Giove favorevole porta un coraggio che adesso viene ancora di più alimentato da queste stelle. Non rassegnatevi ai primi segnali di malumore in questa giornata, perché è normale non essere sempre al 100%. Del resto, nemmeno intorno a voi si respirerà un'aria gioiosa. Tuttavia, qualcosa si può sempre fare per evitare che la situazione peggiori, o addirittura, degeneri. Potete pensare a come unirvi e tentare di risollevare il morale a tutti. Un lavoro di squadra insomma. Giornata difficile questo giovedì, magari l'ultimo lavorativo prima delle vacanze.
Peccato perciò bisticciare in corner col partner, ma con Marte e Urano battaglieri allo zenith c'è poco da fare, nessuno resisterebbe, figurarsi un carattere bollente e orgoglioso come il vostro. Metteteci anche la luna impigrita in dodicesima casa, che fa pugni con il senso del dovere sbandierato da Plutone che la fronteggia. Insomma, tutti contro tutti, ma soprattutto contro di voi, che concludete la giornata con un feroce mal di testa, effetto dell'afa e dello stress. Amore ed Eros. Partner malmostoso, ma forse siete voi troppo suscettibili o orgogliosi. Se c'è stata qualche parola di troppo non aspettatevi che sia l'altro a venirvi a cercare, anche voi potreste provare a pronunciare la parolina magica. Scusami, e vedrete che è successo. Se avete figli intrigateli con qualche storia avventurosa che li faccia divertire facendo di voi la loro erina o eroe. Importante dettare poche regole, ma quelle poche dovranno essere seguite alla lettera, in casa vostra non sono ammesse deroghe. Cari Leone, i prossimi giorni che porteranno alla fine di luglio saranno interessanti dato che la luna entrerà nel vostro segno. Tenete duro ancora per qualche ora. Salute. Proteggete la pelle. Ci saranno delle situazioni che richiederanno tutta la vostra sensibilità col partner. Ci potrebbe essere qualcosa che affligge l'altro e voi dovrete essere la spalla forte a cui ci si potrà appoggiare. Un pizzico di prepotenza potrebbe aleggiare oggi nel vostro rapporto di coppia. La tendenza ad alzare i toni non si esclude e potrebbe far leva su un Marte che vi induce a non farvi passare neanche una mosca da sotto il naso. Per fortuna avete come fidata compagna la luna che dall'amico Cancro, che farà in modo di addolcire ogni nota di durezza che potrebbe risuonare nel rapporto, in particolar modo se festeggiate il compleanno dal 10 al 16 di agosto. Lavoro e denaro? Che noia, che peso, che barba, avete ragione, dopo un anno di lavoro indefesso non ne potete proprio più, siete praticamente isterici oppure crollate dal sonno senza mezze misure. Una sola certezza, nel vostro reparto sgobbate solo voi, tutti gli altri in vacanza, oppure tranquilli a braccia conserte a guardare, come si conviene. L'idea di un cambiamento repentino potrebbe mettervi agitazione. Se vi fermate a riflettere e capite che si tratta di una buona possibilità che porti dei vantaggi, non esitate a metterla in pratica. Combattivi e dinamici, avrete la precisa volontà di affermarvi e, se le condizioni lo consentono, di emergere. Fate attenzione a non pestare i piedi a nessuno e procedete con prudenza. Giove vi consiglia di parlare a ragion veduta. Benessere. La stella del compleanno vi sorride come sempre augurandovi ogni bene, ma con Urano cattivone, subillato da Marte ancora più perfido, che vi scompiglia le carte in tavola preparatevi a qualche colpo di scena, notte insonne, una litigata col capo che vi lascia tesi e scontenti, un po' di mal di schiena oppure la pancia brontolona. Tranquilli, non cascherà il mondo per questo, se siete persone di spicco e nel cuore avete tanto da dire e da dare non sarà questa piccola interferenza sonora a invalidare il vostro charme. Aiutatevi con il carbone vegetale e tassativamente niente frutta dopo mangiato. Sereni e rilassati, vi sentite meglio dopo un periodo particolarmente complicato. Imparate la lezione e in futuro ricordatevi di andarci piano con i ritmi troppo sostenuti. Pretendete troppo da voi stessi. Per lei, l'amica geniale, un romanzo che ha fatto furore e di sicuro anche voi ne avrete una po' combinata. Lei vi stimola aprendovi un mondo, voi in cambio le fate da segretaria, da mamma e nelle emergenze anche da colf. Per lui, estroversi e vincenti di facciata, ma dentro risentite di forti sbalzi emotivi, non li date a vedere, ma ci sono. E come? Colore delle emozioni, blu elettrico. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5. Attività, 7. Finanze, 6. Benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.